Allora, cari amici, qualche brevissima considerazione camminando sui dati di oggi per il Covid del UK, Gran Bretagna, sono dati piuttosto clamorosi. Oggi oltre 50.000 positivi, nuovi positivi, 52.000 credo per la precisione, circa 52.000. E comunque sono ormai, questo è l'ottavo giorno, è l'ottavo giorno consecutivo che i dati superano, i dati inglesi, ripeto, i dati inglesi superano le 40.000 nuove infezioni. Il bilancio dei morti, però, che è quello decisamente più importante, rimane, per così dire, ancora sotto controllo. Oggi 115 deceduti, e Johnson si dice che sia comunque intenzionato a lasciare tutto aperto e anche a sopportare anche fino a 250 decessi al giorno. Certo, perché però, come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi e voglio ribadirlo, è strano, è una faccenda strana che questo vaccino funzioni in Italia e abbassi costantemente i numeri, mentre in Gran Bretagna, dove pure si è vaccinato tantissimo, e siamo oltre l'80% di vaccinati con doppia dose, soprattutto AstraZeneca, ma non solo AstraZeneca, i contagi crescono tanto. Qualcosa qui puzza veramente. Ho già avuto modo di dirlo nei giorni scorsi e lo voglio ribadire in questa circostanza. Vi ringrazio per l'attenzione, torneremo presto a parlare di questi argomenti, come sapremo presto, sabato 23, cosa succede per Evergrande, che dovrebbe dichiarare default, ma usiamo ancora il condizionale perché non si sa nulla di certo. Poca luce nel video, ma chi se ne frega, voi sapete che a me interessa la sostanza e avevo 5 minuti adesso, non prima e non dopo, e ho voluto trascorrerli con voi facendo questo piccolo video. Vi avviso che per ragioni personali inderogabili invece il consueto report giornaliero sui nuovi casi. Oggi non andrà Covid, naturalmente sto sempre parlando del Covid, non andrà in onda. I decessi però sono 33, se ricordo bene, 33. Grazie, alla prossima video pillolina, ed iscrivetevi al mio canale che piano piano cresce.